Amici dei Senza Giacca, buonasera a tutti. Siamo alla festa della Vispesaro che festeggia la permanenza in Serie C. Partita da poco la iniziativa con tutti i bambini che vedete sullo schermo. Non sullo schermo, dietro lo schermo qualcuno è apparso, un senza giacca. Come si chiama? E abbiamo catturato Abel Zeltman, famosissimo artista italo-argentino, pesarese argentino, ma tu sei anche un portiere, vai a giocare adesso con la Vis o con i bambini? Né con l'uno né con l'altro, adesso mi devo riprendere, dopo chiudo la porta per voi, senza giacca rimango con la porta chiusa, non passa una palla se mi metto in porta, tra poco. Senti, ma tuo figlio quale ruolo gioca? Lui è attaccante, guarda, è attaccante e ci gioca, è una futura leva, ma non ci cagherà più a noi quando sarà più forte. Diciamo. E i disturbatori dietro? I disturbatori dietro, davanti, lui, mica un disturbatore nato, perciò cosa può fare di meglio? No, è una bella cosa trovarvi e mi mancate, adesso tra un po' scendiamo in campo. E invece c'è una tua mostra, se la vuoi pubblicizzare, noi siamo qui apposta. Ecco, il 23 di questo mese inauguriamo il GRA sotto Palazzo Gradari in concomitanza con il convegno nazionale del Jonas, che è l'associazione che fa capo a Recalcati. Ci saranno un po' di lavori miei sotto il Palazzo Gradari, dove ci si sposa, quelli che si sposano sanno dov'è. E dacci anche gli orari. Inaugura giovedì prossimo, cioè proprio fra 7 giorni, alle 7 del pomeriggio, poi sta aperta tutto un mese, e venite a vederla, è una bella cosa sarà. Allora invitiamo tutta la cittadinanza e gli amici dei Senza Giacca a frequentare la mostra del grandissimo Abel Zeltman, ne sentiremo parlare. Grazie, ciao ragazzi.